40 anni di pensieri e di preoccupazioni, adesso devo andare a preparare l'aperitivo. Oggi Franco Belloni, cioè dal 76 ad oggi sono 40 anni, ci rendiamo conto o no? No, effettivamente sono percorsi in una maniera così semplice e con tanta audacia, grazie sempre alla fortuna di aver avuto una famiglia di sostegno con tanta, diciamo, forza di volontà e di innovazione che ha dato lo sviluppo di questa attività e ha portato a queste condizioni che con il pieno successo che tuttora spero che abbia il giusto proseguo. Della serie nulla viene per caso, è vero, neanche i clienti. L'impegno è stato sempre notevole e naturalmente ci sono stati alti e bassi, che si sa oggi il commercio è diventato un operato molto difficile e beati chi si salva. La location è stata ottima e grazie a tutti coloro che intorno hanno collaborato con le loro esigenze, con quello che è stato, diciamo, il dono di avere azzeccato il contraccambio di servizio e la gentilezza e quello che è stato l'ottimazione del cliente che è uscito fuori a testa alta e soddisfatto, che ha fatto sì che oggi ci ritroviamo ancora con un locale che funziona. Bene, ai primi 40 anni li abbiamo archiviati, ma non dimenticati, perché sul passato si costruisce il presente e il futuro, che anche naturalmente Corrado, Silvia, un saluto anche a Maria e ai nipoti. Allora Corrado, la forza è sapere stare con il pubblico, ma anche presentare a loro sempre prodotti migliori, perché chi si ferma, anzi chi rallenta, è perduto. Noi abbiamo sempre cercato di differenziarci da quello che è il mercato, proponendo ai clienti sempre qualcosa di diverso da quello che trovano in tutti i posti. Questa politica commerciale ci ha premiato, perché dopo tanti anni il successo del bar si è sempre mantenuto costante, quindi ecco, siamo felici e speriamo di proseguire in questa strada, anzi di migliorarci per rimanere sempre un punto di riferimento per la comunità. L'ultima battuta, il cuore però è sempre quello del 1976, perché da lì siamo partiti, siete partiti, e portarsi dietro quell'esperienza è importante. Sì, sicuramente, però ancora vedo che in quei momenti sono rimasti soddisfatti, felici ed entusiasti del periodo, ritornano a riconvivere questi momenti viviali e conviviali, perché l'ho ritrovati questa sera tutti qui abbracciati a salutarmi e mi hanno fatto anche emozionare. Complimenti. Grazie. Sindaco del Comune di San Giustino Paolo Fratini, in un'attività importante per il territorio sangiustinese, aggregante, fini sociali, sportivi e quant'altro. 40 anni di un'attività chiamata Bar Belloni. Sì, è un grande traguardo per la famiglia Belloni tutta, che insieme a Franco, la Maria, Corrado e la Silvia hanno rappresentato e rappresentano per San Giustino un punto di riferimento che, come ricordavi, non è solo un'attività commerciale, un bar, ma un punto veramente di aggregazione per i sangiustinesi, un punto di riferimento per la comunità. Ben vengano altri 40 anni, eh? Sì, spero proprio di sì, ma come ricordavo prima, non perché Franco sia anziano, ma insomma il fatto che anche la Silvia e Corrado abbiano intrapreso con lo stesso spirito di Franco, diciamo, questo mestiere, penso che per noi è importante come comunità di San Giustino, perché poi tra l'altro Corrado non è solo un barista, ma è anche colui che raccoglie quelle che sono le memorie storiche della nostra comunità, quindi lui conserva le fotografie, conserva tutta una serie di cose che a volte, insomma, anche all'istituzione, all'amministrazione tornano veramente comode. Là dove ci sono le anime, dove le anime si aggregano, discutono, litigano, però alla fine si dividono anche un bel bicchiere d'acqua, uno spumante, un crostino come questa sera. La chiesa c'è, cioè Don Filippo oggi non poteva mancare, no? Dopo Don Sergio, dopo 40 anni, a presenziare e certificare. Certo, mi ritrovo oggi qui indegnamente dopo tanti predecessori, dopo figure come Don Sergio, dopo 40 anni io a San Giustino a rinnovare questa benedizione di augurio per questa attività che in questi 40 anni è stata un'attività fiorente e, come diceva lei, veramente un luogo di aggregazione in cui la chiesa non può mancare. Il Papa parla sempre di una chiesa in uscita, una chiesa in mezzo al popolo, no? Quindi non solamente una chiesa che si rinchiude, ma una chiesa che vive, perché questa è la chiesa è la comunità, e la comunità si incontra nell'edificio, ma vive nella piazza, nella casa e nelle strade.